A Tenero, nel Locarnese, una donna che camminava in piazza Canevascini è stata colpita una gamba da un piombino sparato da un'arma ad aria compressa. A sparare sarebbe stato un cittadino svizzero di 41 anni che, in base a quanto ricostruito, si stava cimentando al tiro al bersaglio con un fucile d'aria compressa piombini sul balcone di casa. Per l'uomo, posto in detenzione preventiva, si ipotizzano i reati di lesioni semplici e infrazione alla legge federale sulle armi. Sempre in Ticino, un 62enne della provincia di Pavia è stato denunciato per eccesso di velocità. L'automobilista, secondo quanto emerso, ha percorso l'autostrada A2 a 142 km/h, quando il limite è di 80. Per questa ragione, l'uomo è stato denunciato al Ministero Pubblico per grave infrazione alla legge federale sulla circolazione stradale e gli è stato intimato il divieto di circolazione in Svizzera.